Buonasera a tutti gli appassionati di basket, piombine se non. Siamo qui per le nostre consuete interviste live. Oggi abbiamo ospite, diciamo un nuovo arrivato, ma era già stato qui con noi qualche anno fa, Carlo Cappelletti. Benvenuto Carlo. Ciao a tutti, grazie. Allora, come nostra consuetudine, lo presentiamo con un filmato, lo accogliamo con un filmato delle sue pretese. Ecco il filmato di Carlo Cappelletti. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a millie, check the price tag. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for piss stop. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, huh, it's my style. Dreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but I focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they're colossal. Black traitor, black sheep, messiah to the misfits. Run circles, run these rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I've been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for piss stop. Che dire, Carlo? Ti posso solo dire complimenti. Nelle ultime partite, in modo particolare è notevole nell'ultima, con la doppia cifra negli assist, perché ricordiamo che con i dati corretti abbiamo rilevato gli assist erano 10 e non 8, una doppia cifra negli assist, tanta roba. Il tuo rendimento è cresciuto molto in queste ultime partite. Ti volevo domandare cos'è che ti aveva limitato ad inizio campionato, dove non eri brillante come ora. Ma allora, penso, sono dell'idea che non sono stato limitato da niente. Sono del parere che ci sono partite dove si riesce a influire di più,
partite di meno, ma sicuramente se il mio rendimento va in crescendo è grazie comunque al lavoro in palestra e alla fiducia che sto ricevendo. Come reputi la tua condizione attuale? Ritieni di essere al top della forma, sia come condizione fisica che come affiatamento tecnico alla squadra? O ci possiamo aspettare ancora di più da Carlo Cappelletti? A livello fisico, grazie a Dio, sto bene e spero vivamente di no, che non sono arrivato al top, anche perché ho 21 anni e se fossi già arrivato al top sarebbe noioso. E quindi lavoro per migliorare sempre di più e ho tanto da migliorare, quindi sicuramente non sono al top, ecco. Vabbè, logica giusta, poi chiaramente mi riferivo più che altro a questa stagione qui, non ovviamente alla tua carriera, dove ti auguriamo di arrivare ancora molto più in alto. Allora, l'impressione è che se continui a crescere a questa maniera, mi sa che fai le scarpe a Mattia Venucci, che mi dici? No, per quanto riguarda Mattia, quello che posso fare è che l'avevo detto anche nell'intervista che facemmo 2 anni fa, posso rubare il più possibile, ecco, da lui, ma lui è davvero un gran compagno perché durante la partita, soprattutto nei momenti importanti, così ho sempre una spalla dove potermi appoggiare e avere un riscontro, ecco, su cosa magari chiamare, cosa fare in determinate situazioni della partita, quindi è davvero. Ah, facciamo una cosa, sentiamo cosa ne pensa lui. Ciao Mattia. Ascolta, Ciao a tutti, ciao, ciao Carletto. secondo me ti devi sbrigare, perché se no te le fa le scarpe sto ragazzo, eh? Cosa pensi di Carlo Cappelletti, Mattia? Ah, penso che sia intanto una persona stupenda, quindi diciamo che la base è veramente buona. Per quanto riguarda il campo, ho grandissima fiducia in lui. Si è bloccato il collegamento? Mattia, mi senti sempre? Abbiamo perso un attimo Mattia. Aspetta, proviamo a ricollegarlo. Mattia, mi senti? Mattia? Mattia, mi senti? Sì, mi sentite? Ecco, era andato via un attimo il Ah, collegamento. Vai, ripartiamo. Cosa era pensi saltato tutto. di Carlo Cappelletti? No, dicevo che secondo me, a parte che è una grandissima persona, anche a livello di giocatore, ho grandissima fiducia in lui e con l'alzare del suo livello in campo è alzato anche il livello della squadra, quindi sono cose che vanno di pari passo. Mattia, tu hai una certa esperienza, ne hai vissute tante partite, hai giocato tante partite. Certo, 10 assist in una partita sono tanti, veramente tanti. Sono veramente tanti, ma è testimonianza del fatto che dopo una prima parte, che ovviamente anche lui deve conoscere i propri compagni di squadra e capire come metterli in ritmo, passata questa fase, fare una partita del genere vuol dire che le cose stanno andando molto bene. Sicuramente starei dandogliene tanti di consigli a Carlo. Mi sembra, come hai detto tu, un bravo ragazzo che sia disposto ad accettarli e umile per cercare di crescere dietro l'insegnamento di un play esperto come te. Qual è il consiglio principale che ti piacerebbe dargli e che magari gli ha già dato? Ma sì, sicuramente penso che mettere al servizio dei propri compagni di squadra la propria esperienza sia la base per far crescere un po' tutto, no? Su di lui, e gliel'ho detto anche proprio di persona, dopo le prime partite avevo la percezione che dovesse avere più autorità e controllo della squadra in campo, facendosi sentire proprio. Facendo capire, magari usando magari parole diverse a persone e compagni di squadra diversi, però dando la propria idea, perché comunque è proprio il suo ruolo che lo richiede. Chiede autorità in campo, chiede farsi capire, avere le idee chiare, e lo sta facendo veramente, veramente bene. Carlo, hai già detto che vorresti rubare diverse cose a Mattia Venucci. Ti chiedo dal punto di vista prettamente tecnico, qual è la cosa che vorresti rubare a Mattia? Sicuramente
ecco, la lucidità nel saper gestire momenti importanti della gara. Poi, nel senso, tutto quello che lui mi dice che gli vedrò rifare in campo, io cerco di farlo mio per quanto è possibile e riportarlo al meglio. Quindi la cosa principale è, ecco, l'esperienza, perché se un ragazzo di 21 anni cioè, avesse già l'esperienza che ha Mattia, sarebbe un grande passo in avanti. Quindi Il tempo è dalla tua, questo. Carlo, eh? Il tempo è dalla tua. Mattia, spero ti faccia compagnia ancora per molto e ti accompagni in questa crescita. Allora, entriamo nell'argomento campionato. Domenica partita difficilissima, andiamo a Crema contro una squadra in gas, assolutamente in gas e come dicevamo prima fuori intervista, una squadra che non ha pressione, una squadra giovane, quindi una squadra pericolosissima. Carlo, ti chiedo a te, che avrete studiato sicuramente in settimana la squadra, che tipo di squadra è Crema dal punto di vista tattico? Perché come statistico, dai numeri, non sono riuscito a leggere grandi cose. Voi che l'avete vista in campo, inquadramela un po' dal punto di vista tecnico e tattico. Mi hai sentito, Carlo? No, è una squadra, come appena detto, che... Sì, ho capito, ho capito. È una squadra che è molto in forma ora, anche se non ha comunque dei nomi al roster come possono avere, diciamo, le big del campionato, comunque è una squadra che ha 5 vittorie di fila, se non sbaglio, quindi sarà una partita sicuramente tosta, e li abbiamo già incontrati in Supercoppa, ma diciamo che sarà una partita sicuramente diversa, perché noi in quel periodo di inizio campionato non eravamo assolutamente pronti, ancora dovevamo capire bene il ritmo a cui dovevamo andare, e quindi sarà una partita difficile come questo campionato sta facendo vedere, che ogni partita non è banale, diciamo, scontata. Quindi, ecco, noi andremo per affrontarla nel migliore dei modi. Mattia, a te chiedo più che altro quale sarà l'approccio psicologico a questa gara, perché noi in questo inizio campionato abbiamo avuto già due partite dove eravamo state molto brillanti, a Legnano e quella in casa alla Libertas, che poi purtroppo hanno seguito una partita a Piacenza decisamente in calo. Ecco, cosa dobbiamo evitare per ripetere questo? Perché veniamo ancora da due partite molto molto belle. Allora, sono due aspetti secondo me che dobbiamo prendere in considerazione. La prima è, come diceva Carlo, una squadra che viene da 5 vittorie consecutive e secondo me 5 vittorie consecutive le faranno difficilmente anche le big del campionato. E quindi dobbiamo mentalmente essere pronti ad affrontare una squadra veramente in forma e in fiducia. L'altro aspetto... E spero che non sia così, ma mi riferisco alla partita come Piacenza, per esempio, che abbiamo perso. Dobbiamo avere e questo fa parte anche di un percorso di crescita, avere la volontà di giocare partite e affrontare partite nelle quali le nostre percentuali al tiro sono un po' precarie o comunque non brillanti come possono essere le ultime due che stiamo tirando col 50% da tre. Ecco, se mettiamo insieme queste due cose, possiamo uscire dal campo di Crema con una vittoria. Ecco, aggiungo una cosa. Io, memore delle partite dell'altra stagione e anche di qualche partita quest'anno, ho sempre detto che la nostra squadra si esalta nelle difficoltà. A Piacenza ho visto una squadra invece si è un po' depressa nelle difficoltà. Ecco, magari è da evitare questo, da capire che la partita può venire a noi in qualunque momento e magari, ecco, cercare di stare sul pezzo forte anche quando le cose non girano. Dico bene, Mattia? Sì, allora, che non si esalti nelle difficoltà, nel senso che noi siamo andati a vincere e gran parte delle vittorie comunque sono venute
senza una figura importantissima al roster come Alessandro Azzaro. Sì, ma l'ho Quindi, sottolineato, anche quest'anno, Mattia, anche esatto, quest'anno e quindi sono spostato. quello sì, cioè vorrei trasmettere comunque alla squadra il fatto che dobbiamo giocare, abbiamo l'obbligo di giocare partite anche quando il tiro, le percentuali al tiro sono leggermente minori da quelle che possono essere abitudinarie, ecco. Sì, giustamente bisogna leggere la partita nel modo giusto. C'è la giornata in cui Esatto. tiriamo bene da tre, che è la nostra forza, ed è in quel caso lì difficile contrastarci. Però nel momento in cui non va quello, bisogna trovare soluzioni alternative, e diciamo che le soluzioni alternative, se le cerchiamo, le abbiamo. Esatto. Domanda a te, Carlo. Domenica vai ad affrontare un play diverso da quello affrontato nell'ultima di campionata. L'ultima campionata ha affrontato un play giovane, ma all'incirca strutturato fisicamente come eri te e Gallo. Mentre domenica vai ad affrontare Oboe, un giocatore molto bravo tatticamente. A me piace molto, devo dire la verità, molto bravo Oboe, e che però è molto ben strutturato fisicamente. Quindi nei mismatch ti potrebbe creare qualche difficoltà. Lo hai già incontrato in passato, lo conosci bene. E oltre a lui, quali potranno essere gli avversari più pericolosi e piacenti di Crema? Sì, ci ho giocato l'anno scorso pure contro Oboe, sempre una gara come hai detto te di stazza fisica importante, diciamo, nel ruolo di playmaker, ma sì, cioè, non è una cosa, diciamo, che mi preoccupa particolarmente, perché in campo ci sono davvero tante cose da poter fare, dover fare, che dove non arriverò col fisico, cercherò di arrivarci con altre cose. E sono tutti ragazzi giovani e tutti molto che hanno voglia di dimostrare, quindi tutti loro sono pericolosi. Lo stesso Januale, che è un giocatore che prende fiducia da cose di energia, come possono essere rimbalzi, falli subiti. Ricordo nella partita di Supercoppa ci ha fatto 16 punti e un 7 rimbalzi, Januale. Fece una gran partita. E ti volevo chiedere una cosa, non ricordo bene, aiutami tu Carlo, non ricordo bene, ma con Sezeruco hai giocato insieme a Bernareggio? No, lui, io Era sono l'anno arrivato che c'era. l'anno dopo. Ah, l'anno dopo. Ecco, Sezeruco, giocatore mi piace moltissimo, già 3 anni fa, Bernareggio era già in doppia cifra, giovanissimo. Secondo me, ti do un suggerimento, secondo me è un altro elemento molto pericoloso. Sì, sicuramente. Senz'altro è un giocatore, anche lui, di tanta energia, ma bravo a finire al ferro in qualsiasi modo, perché se si guardano le partite ha davvero talento nel finire sotto canestro. E stesso, adesso mi sfugge il nome, il lungo Stefanovic. Stefanovic, che comunque tira molto bene da tre, è un giocatore importante per loro, ma sono tutti importanti, come penso che per tutte le squadre quest'anno ogni singolo giocatore sia importante nel proprio piccolo, nel dover fare le cose giuste per portare a casa una vittoria. Mattia, lo dico a te, tanta importanza anche della panchina di Crema. Ha trovato tre giovani del vivaio, Ziviani, Ballati e Carta, che stanno facendo benissimo e sono validissimi cambi dei titolari. Sì, ma è un po' il discorso che diceva Carlo, nel senso che comunque secondo me se ogni giocatore capisce il proprio ruolo all'interno della squadra fa fare un salto di qualità notevole. Crema sicuramente vive questo campionato senza pressioni e senza porsi limiti, no? Addirittura all'inizio gli addetti ai lavori la davano come ultima spacciata. E sta dimostrando che di ultimi spacciati in questo campionato ce n'è veramente pochi. E ha un allenatore che comunque io ho avuto a Pavia
e ti fa giocare con estrema fiducia, soprattutto appunto a ragazzi giovani in cui veramente basta poco per accendersi e innescare la miccia. Questa è la dimostrazione, penso che abbia tante anche loro tante armi da poter buttare in campo, gli stessi tiratori come Nicoli. Se si accendono fanno veramente male. Insomma, ci sono tante situazioni, lunghi che corrono benissimo il campo, che possono aprire il campo con il tiro da 3 punti. Sarà una bella partita da interpretare nel modo giusto. Sì, ecco, andrà, ripeto il concetto, andrà letta molto bene perché loro hanno tante soluzioni. Magari il giorno che si accende Nicoli trovano più il tiro dalla Esatto. distanza. Se no, hanno tanta potenza fisica sotto con Sezeruco e Stepanovic. Stepanovic un lungo e dalla distanza ha delle mani fatate. Io me le ricordo alla Virtus Siena, non se ne abbia male, ma quando lo trovavamo alla Virtus Siena sembrava un giocatore nella media, niente di eccezionale. Quest'anno già da anno passato sta facendo dei campionati bellissimi. Mattia, resto nel tema che ti ha inserito, questo campionato equilibrato, difficilmente leggibile, ma tu hai tanta esperienza, io pigio sempre su quel tasto lì. Sei riuscito a capire chi sono le squadre più forti? Io penso che Irons e PL abbiano un passo in più rispetto alle altre, almeno per me sono le due candidate forse ad arrivare in fondo e provare a lottare per la 2, però è veramente strano e bello, no? Questo campionato, proprio perché ogni domenica non sai mai il risultato. E quindi sì, dico loro, però ci possiamo aspettare anche altre sorprese. A te Carlo che l'ha già incontrato sul campo, Mattia era presente, ma tu l'hai trovato sul campo. Secondo me Avellino è una squadra che crescerà ancora molto perché paga un po' lo scotto della squadra totalmente cambiata, quantomeno per quanto riguarda lo starting five, però ha un potenziale enorme. Beh, nel momento in cui ci hanno schiacciato l'hanno dimostrato. Secondo me Carlo è una di quelle verrà fuori, tu che dici? L'ultima parte non ho sentito, secondo te? Dicevo, secondo me Avellino è una delle squadre che verrà fuori, cioè sta già andando bene perché comunque lì ha 2 punti, però secondo me ha un potenziale per esprimere molto di più di quello espresso finora. No, sono della stessa idea, anche perché sono davvero una squadra ben costruita e molto 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 fisica, quindi ci hanno dimostrato a noi cosa sono capaci di fare in casa loro. E sicuramente è una, mi sento di dire di sbilanciarmi, sarà sicuramente una delle squadre favorite, diciamo, a stare tra le prime posizioni, ecco. Mattia, deciframi un po' questa Libertas, la Libertas del nostro ex coach Marco Andreazza. Un inizio di campionato un po' strano, però secondo me il potenziale c'è. Cioè, oltretutto abbiamo visto che dalla panchina anche loro muovono dei giocatori, questo Buca, Alinei, Tozzi non ne parliamo, è una mia vecchia passione, quindi semi non camparato. Leggimi un po' tu questa Libertas, Mattia. Ma non ho nominato la Libertas prima perché mi sembrava di essere un po' troppo di parte, visto che ci allena anche mio fratello, però roster, ragazzi giovani, ragazzi comunque esperti, cioè ha un mix di tutto, profondità di roster, insomma è una squadra veramente, secondo me, di prima fascia. Ha attraversato un periodo abbastanza complicato, ma secondo me più a livello di testa che di altro, anche perché comunque diciamo che ha iniziato una preparazione con qualche problema fisico e forse è quello lì che si sono portati dietro per le prime partite di campionato, però ecco, in questo turno frasettimanale, queste 3 partite, comunque vincere a Montecatini Sponda Gemma, vincere a Bernareggio di 50. Sono partite che ti fanno capire che sono tornati e sono tornati prepotentemente.
Allora, Carlo, usciamo dal tema campionato e chiedo a te quali sono i tuoi obiettivi stagionali a livello personale, a livello di squadra. A cosa punti quest'anno? Ma l'obiettivo principale penso sia comune a quello di tutta la squadra, perché in primis c'è di fare il meglio possibile, poi le altre cose quando c'è, diciamo, la giusta alchimia e comunque togliersi la soddisfazione il fine settimana ti dà la giusta carica per tornare in palestra e lavorare su te stesso e sulle cose che dovrei preparare per la prossima partita, quindi l'obiettivo principale è fare bene sia a livello individuale ma anche a livello di squadra, La è giusta quello che alchimia, vogliamo la fare. giusta alchimia, cosa importantissima nel basket, mi sembra l'avete raggiunta, perché la dimostrazione dei tanti assist che oltre a te Piccone, Turel, lo stesso Berra, giocatore che ha una bella visione di gioco, sotto certi aspetti, sotto la visione di gioco dei compagni, mi ricorda un po' Eri Antonio, un giocatore che vede il gioco e riesce a dare dei begli assist. Penso questo fatto di avere tanti giocatori che fanno girare la palla e cercano sempre il compagno migliore sia già un bel livello di giusta alchimia, Carlo? Mi sa che a Carlo la mia voce arriva un pochino in ritardo. Mattia, te la giro a te la domanda. Ma sì, diciamo che il condividere la palla in generale è la migliore espressione di gioco per quanto riguarda il gioco, soprattutto di Damiano, nel senso che se viene fatto condividendo la palla si alza completamente il livello del gioco e dello spettacolo in campo. Poi si torna al discorso di prima, nel senso che ci sono giorni in cui segni di più, giorni che segni di meno, però costruire il miglior tiro possibile, se lo facciamo un'arma nostra in tutte le partite, anche quando il tiro viene meno, secondo me possiamo essere una mina vagante. Allora va bene, chiudo l'intervista a te Mattia, perché ricordo i ragazzi fra un'ora e mezza hanno allenamento, quindi vi lascio liberi. L'ultima domanda la faccio a te Mattia, è quella che rivolgono a me e pensa a te o a chiunque ti veda, come stai dal punto di vista fisico, come procede il tuo recupero? Sto bene, sta procedendo tutto secondo i piani. È vero anche che una riabilitazione ha bisogno di vari step e varie fasi. A fine mese, il 22 novembre, ho una visita con l'ortopedico il quale mi dovrà dire se va tutto bene, se il ginocchio sta rispondendo bene, e da lì potrò capire anche meglio quali sono i miei piani per un rientro in campo con i ragazzi. Bene Mattia, allora noi lo sai, ti aspettiamo con impazienza, anche se abbiamo un ragazzino qui in zona, non so se lo conosce, sta facendo particolarmente bene, Carlo Cappelletti, e che però, come ti ho detto, stai attento che ti può rubare il posto, quindi sbrigati, mi raccomando, sbrigati. Carlo, io sto Guarda. scherzando ovviamente. Mi auguro che tu davvero glielo rubi, perché avremmo per il futuro un play ancora più forte di Venucci e questo sarebbe quasi un sogno. Quindi ragazzi, io vi ringrazio, siete stati simpaticissimi e disponibili. Ci vediamo domani, do no, sabato, ci vediamo sabato a Crema. Ok? Ciao a Grazie a tutti. tutti. Grazie Carlo. Allora, siamo giunti anche alla fine di questa intervista e ci apprestiamo a questa difficile trasferta. Difficile trasferta, però diciamo che stavolta anche noi senza pressione, perché incontriamo una squadra nelle migliori condizioni possibili. Quindi non possiamo sottovalutarli e sono convinto verrà fuori una bella partita. Due squadre che comunque hanno un gioco brillante e una fortuna per chi li vedrà. Io sarò fra questi. Grazie a tutti e alla prossima. Was it the fire burning in me? I
me with the pieces of forever.